Ed erano i Rolling Stone Satisfaction alle 8.07, era il Crystal History delle ore 8 e siamo di nuovo qui in diretta. Siamo in diretta anche con le nostre ospiti, Federica Valcauda e Raffaella Stacciarini. Buongiorno ragazze, buongiorno. Buongiorno a te. Buongiorno. Allora, perché siamo collegati con voi? Perché di questi giorni è una interessante protesta che è stata fatta davanti al CPR di Milano, ma più in generale è proprio il tema del CPR, finalmente mi viene da dire, incomincia a farsi sentire anche nelle varie aule, sulle varie istituzioni, insomma, finalmente se ne parla. Ma voglio lasciare la parola a voi. Allora, con l'Associazione Radicale Milano Enzo Tortora avete appunto fatto delle operazioni interessanti per portare finalmente la causa della chiusura dei CPR a tutti quanti. Lascio però la parola a voi. Chi mi vuole raccontare cosa è successo? Io direi che può partire Raffaella. Allora, parto io che c'ero domenica mattina e domenica mattina siamo andati davanti al CPR di Via Corelli a Milano, il centro di permanenza per il rimpatrio milanese, in cui dovrebbero transitare i migranti in attesa di essere espulsi verso il proprio paese di origine. Questo sappiamo benissimo avvenire solo nella metà dei casi e nel frattempo queste persone scontano una pena immeritata perché ricordo che non hanno commesso alcun reato se non quello di non possedere i documenti validi per restare sul territorio italiano e il CPR di Via Corelli è noto purtroppo alle cronache milanesi e non solo per essere più che un centro di permanenza, un lager, un buco nero dei diritti. Non siamo riusciti ad entrare perché nei CPR spesso non si riesce ad entrare e questo è un altro problema. Ma siamo andati lì davanti e abbiamo replicato una protesta che 2 detenuti fa, il 10 febbraio scorso, hanno messo in campo all'interno delle mura del CPR, e cioè si sono spogliati, si sono denudati, sono rimasti in mutande al freddo sotto la pioggia. Per ore, chiedendo di essere, il 10 febbraio faceva molto freddo, al contrario di domenica che le temperature erano un pochettino più miti, per fortuna, si sono denudati per ore sotto la pioggia per chiedere di essere ascoltati, perché queste persone vengono trattenute in questa struttura e sostanzialmente la loro vita detentiva è non riescono a far pranzo o far cena perché il cibo è avariato, il cibo arriva nella struttura già avariato, non c'è assistenza psicologica, l'assistenza sanitaria è latita perché il personale è ridotto rispetto a quello che dovrebbe essere. Insomma, quella che è una pena già immeritata diventa sostanzialmente una vera e propria tortura. Quindi noi siamo stati davanti al CPR, ci siamo spogliati in segno di solidarietà. Con noi c'erano anche 2 consiglieri comunali, Daniele Naum e Tommaso Corini di PD Europa Verde, e c'era anche il consigliere regionale Paolo Romano del PD che si è spogliato insieme a noi. In 6 siamo rimasti per mezz'ora davanti all'ingresso. E insomma, poi avete visto sui giornali che c'è stato un po' di eco mediatica, purtroppo e per fortuna, perché in questi casi si fa fatica spesso a parlarne e continueremo a presidiare il tema chiedendone sostanzialmente la chiusura alle autorità competenti. Qualcosa invece si sta muovendo, nel senso che appunto almeno l'opinione pubblica sta cominciando a capire che veramente esiste un luogo assurdo, io lo definisco sempre così, proprio all'interno della nostra città. Ma ricordiamo bene però che il CPR di Via Corelli non è un carcere, non è, ahimè, diventa quasi un lager, ma non è quella roba lì, e le persone che sono dentro non hanno commesso nessun reato penale, hanno commesso un illecito amministrativo, giusto? Come funziona? Chi entra nei CPR? Allora, nei CPR sostanzialmente ci entrano le persone senza permesso di soggiorno, il cui permesso di soggiorno è scaduto, quando non è possibile eseguire con immediatezza l'espulsione mediante l'accompagnamento alla frontiera. Quindi il questore dispone che lo straniero sia trattenuto per il tempo necessario a svolgere, insomma, la procedura del rimpatrio. Per legge, la persona straniera dovrebbe rimanere un massimo di 18 mesi all'interno delle mura. Fatto sta che meno del 50% delle persone che transitano e negli ultimi
nella fascia temporale tra il 18 e il 21 sono transitate nei CPR italiani oltre 20.000 persone. La metà delle persone che transitano in questi centri poi effettivamente riesce a tornare, riesce a essere rimpatriata nel paese d'origine. Quindi sostanzialmente una detenzione amministrativa che lede i diritti umani perché le persone vengono bloccate in un centro chiuso insieme ad altre persone in condizioni disumane e chiaramente noi ne chiediamo la chiusura, ma il problema alla base è proprio la legge sull'immigrazione. Federica, chiedo a te Sì, invece, una delle cose che sempre ci sconvolge è il silenzio che c'è però intorno a questi luoghi. Voi avete un po' rotto questo silenzio, per fortuna. allora sì, è un silenzio che è abbastanza naturale da un certo punto di vista, mi viene da dire, perché purtroppo alle persone importa poco degli altri, passatemi questo termine. Io me ne sono accorta, infatti. Ci tengo molto a parlare di questo, me ne sono accorta domenica, no? Abbiamo avuto un'eco mediatica, siamo usciti su molte pagine anche Instagram e allora mi sono presa un attimo di tempo per andare a leggere i commenti, in particolare su alcune pagine Instagram. Ecco, al di là dei soliti noti bot. Quindi, insomma, persone che non hanno immagine profilo, hanno nomi strani e commenta e fanno dei commenti, oserei dire, aberranti, ci sono anche, insomma, persone con nome, cognome e il loro volto che scrivono cose come fate schifo, questo ovviamente rivolto a noi, io non c'ero, quindi ai compagni che erano sdraiati fuori dal CPR. Cose del tipo andate a lavorare ma non avete di meglio da fare con tutti i problemi che ci sono in Italia, portateli a casa vostra, che ormai sappiamo essere un Quello è un must leitmotiv, have, sì, ormai, ma infatti, un sì, bestseller. esatto, il bestseller. Quindi commenti di questo tipo, poi non vado oltre perché ci sono commenti anche più pesanti, no? Cioè che arrivano fino all'insulto. Quindi credo che alle persone importi davvero poco. Io poi mi sono messa a commentare e ad esempio a chi ci scriveva andate a lavorare, ricordavo che era domenica, alcune persone lavorano, ma almeno in Italia in teoria è il giorno del Signore, quindi ci teniamo molto a stare con gli ultimi, almeno nel giorno del Signore e nella prima settimana, nella prima domenica di Quaresima, Anche ecco. infatti. Quindi il livello del dibattito che si tiene su questi centri e in generale sul tema dell'immigrazione è questo, e non è solo un livello che noi vediamo sui social network dove tutti possono scrivere e purtroppo dare libero sfogo. Ora io mi prenderò anche il tempo per cercare di capire se alcune persone sono denunciabili, nel senso che credo Chiaro. che anche a livello, no, di social network ci debba essere un limite. Il problema è quando questo tenore di commenti e di argomentazioni arriva in prima serata sulle televisioni nazionali. Perché quando vediamo i dibattiti sull'immigrazione nei talk show serali, a me sembra proprio che Il questo sia tenore è diverso. sempre quello alla fine, poi il tenore rimane sempre quello, il tenore dei Quindi non si commenti. riesce ad andare in profondità. Le cose che diceva Raffaella a livello, cioè è un tema estremamente complesso anche a livello tecnico, no? Cioè non è un tema facile. Quindi in quelli che sono i temi complessi, molto presto le persone, ma anche i decisori pubblici, tendono più a fare propaganda rispetto al cercare di spiegare con parole semplici quelli che sono i problemi complessi. Se ci sono dei rallentamenti nelle espulsioni, così come ci sono dei rallentamenti nel dare la cittadinanza a chi dovrebbe avere la cittadinanza, cioè esistono questi due ordini di problemi contrapposti. È evidente che noi dobbiamo porci nell'ottica di gestire il problema e il fenomeno migratorio e non di mettere, insomma, la polvere Sotto sotto la sabbia, tappeto. come si fa utilizzando la propaganda, perché poi tutto ciò va sfociando
sulla pelle delle persone e fortunatamente noi siamo abituati a non fare differenze. sì, Su quello. una persona africana, cinese, italiana, ecco, non è nostra Beh, consuetudine giustamente, questa. ma ecco, quello che però capisco che insomma, il tema è veramente complicato, ma non è così complicato capire che insomma, i diritti di queste persone siano sistematicamente violati all'interno di situazioni e strutture del genere, non solo a Milano, ma praticamente nella totalità dei CPR che ci sono sul territorio nazionale. Su questo, com'è possibile davvero che nel 2024 ci siano ancora luoghi del genere dove praticamente si è lasciati, tra l'altro non ci sono delle leggi che lo definiscono, sono solo dei regolamenti che definiscono come vivere all'interno del CPR e abbiamo visto situazioni davvero da lager. Ma Raffaella, hai il microfono chiuso, Raffaella. Per vai, questo. Raffa. Scusa, scusatemi. Sostanzialmente hai perfettamente ragione. Il sistema di integrazione che fa capo ai CPR fa capo a dei regolamenti, non a una legislazione vera e propria. E ti fa capire, indice di questa cosa ti fa capire che, tra l'altro, sul sito del Ministero dell'Interno il CPR di Via Corelli nemmeno compare. Cioè, i CPR in Italia sono 10, uno di questi 10 è quello di Via Corelli, ma non c'è nemmeno nel sito del Ministero dell'Interno. È stato commissariato a dicembre, da dicembre a oggi la situazione non è cambiata, anzi è rimasta stabile se non peggiorata. Quindi questo sistema di privatizzazione della gestione, perché poi ricordiamo che i CPR non sono gestiti direttamente dallo Stato, ma vengono appaltati a società e a cooperative esterne, tra l'altro costano anche una marea di soldi, e quei soldi, anche quei soldi probabilmente finiscono in dei circuiti che poi non sono efficaci, perché se il cibo arriva variato, se non si riesce a pagare il personale, se cioè, c'è Se una. non esistono mediatori culturali all'interno dei CPR, tale per cui si riescono a dirimere quelle che sono, no, anche le differenze culturali all'interno, perché ricordiamo che un migrante che arriva dalla Sierra Leone ha delle esigenze diverse da un migrante magari che arriva dall'Uganda o dal Kenya, ad Chiaro, esempio. chiaro. Molto banalmente anche la lingua, mancando anche i traduttori. È facile capire come la mancanza di comunicazione poi si riversi in una serie di problematiche che sfociano in tensione, a volte in maltrattamenti reciproci, a volte in maltrattamenti da parte delle forze dell'ordine. Quindi è una situazione a cui bisogna mettere mano, e noi stiamo cercando di elaborare una proposta da rivolgere alle istituzioni insieme alla nostra avvocata Giulia Crivellini e al nostro tesoriere Marco Ferrario, perché cercando di coinvolgere altre associazioni che da sempre si occupano del tema, come la rete NoACP, perché è arrivato il momento, anzi è il momento già da un pezzo, ma non si può più aspettare, per chiudere queste strutture che sono patogene e mortifere. No, infatti, e poi ricordiamo anche che appunto quello della comunicazione interno-esterno, spesso e volentieri non solo con i familiari che appunto si vedono scomparire da un giorno con l'altro, magari qualcuno e scoprono dopo settimane che questa persona è all'interno di un CPR, è anche un problema ad esempio con la relazione tra gli assistiti e gli avvocati che hanno difficoltà a parlare con chi è all'interno dei CPR. Sì, assolutamente sì, la comunicazione tra fuori e dentro è estremamente complessa, estremamente farraginosa, non solo tra familiari e trattenuti, ma spesso anche tra istituzioni che dovrebbero avere il diritto di entrare e invece non so, no, questo diritto non possono esercitarlo. Per fortuna abbiamo appreso che ieri Paolo, il consigliere regionale Paolo Romano, è riuscito ad entrare ed è riuscito a vedere con i suoi occhi, con gli occhi dei suoi collaboratori, che la situazione è rimasta sostanzialmente immutata. Quindi questo commissariamento, questa indagine della Procura sulla ditta che è in gestione, il CPR di Via Corelli, per il momento non dà frutti positivi. Quindi noi cominciamo e continuiamo ad appellarci alle autorità, perché non possono continuare a chiudere gli occhi davanti a una situazione che è inaccettabile. Volevo solo, scusa Prego, prego, Fabio, prego, Federica. aggiungere che l'ente si chiama Martinina SRL, che è l'ente gestore appunto sotto indagine dalla Procura, e l'indagine è partita perché loro avrebbero promesso servizi non erogati. Quindi significa che i fondi sono arrivati, però
però poi di fatto sono spariti e non sono stati utilizzati per i servizi promessi. Ecco, attualmente questa società però non sta gestendo il CPR perché è stata commissariata, giusta? O è comunque in gestione in questo momento? No, attualmente è stato commissariato, quindi Ok. c'è un commissario, non è più in mano alla società, però il problema resta negli altri CPR perché la privatizzazione della gestione in questo caso fa sì che comunque da quella gestione qualcuno possa trarne profitto, quindi è inevitabile che si creino situazioni di questo tipo. Chiarissimo, io davvero vi ringrazio tantissimo per quello che state facendo per appunto aprire il silenzio, squarciare il velo di silenzio che c'è intorno a questo tema che da sempre noi qui a Good Morning Milano abbiamo cercato di portare avanti e che appunto ogni qualvolta si può cerchiamo di ricordarlo perché troviamo veramente vergognoso che esistano dei luoghi del genere sul nostro suolo milanese, in realtà poi in generale nel mondo, mi viene da dire, però insomma in questo caso proprio troviamo anche assurdo il silenzio che spesso e volentieri anche le istituzioni milanesi hanno intorno a questo. Chiediamo sempre appunto che magari il sindaco Sala dica qualcosa. Sappiamo che non può, in teoria non può chiuderlo lui, però sappiamo che in altri comuni qualcosa è stato fatto, quindi insomma ci appelliamo anche a lui. Grazie mille Raffaella, grazie mille Federica. Teneteci aggiornati sulle prossime iniziative comunque. Senz'altro, e speriamo di darti finalmente notizie positive a breve. E lo speriamo tanto. Grazie mille allora. Grazie mille, Fabio. Grazie mille anche a voi, buona Ciao giornata. a voi. Noi ci risentiamo quindi anche qui in diretta fra pochissimo. Ovviamente non potevamo che mettere una canzone che un pochino richiama quel sentore di voglia di giustizia, soprattutto intorno al tema dell'immigrazione. Non potevamo quindi che non ascoltarci qui in diretta su Cristian Radio alle 8 e 24 minuti, clandestino. Manu, ciao.